Ciao a tutti, streghe e stregoni, bentornati in Accademia. Oggi ritorno da voi con una nuova lezione di incantesimi. L'incanto che voglio condividervi oggi è un incantesimo apposito anche per i Ghost Hunters, se devo essere sincera, che vanno spesso ad imbattersi in portali aperti. Talvolta, dunque, poiché incustoditi, questi portali possono andare a creare il caos. Dunque, l'incantesimo che vi dirò oggi sarà appropriato per riuscire a chiudere quei portali, così che non vadano a continuare il loro infausto lavoro. Nella stregoneria di luce, qui in Accademia, abbiamo studiato per filo e per segno tutto quello che significa andare a lavorare per qualcosa che è l'ordine, l'armonia del cosmo, sia dentro di noi che fuori di noi. Poi possiamo andare a gestire la nostra magia, non importa il colore, che abbiamo visto appunto non esiste in magia, ma appunto è il fine ultimo dei nostri intenti, che può alla fine, diciamo, definire quello che è una strega, ma non la magia in generale. In ogni caso, andare a operare per quello che è l'armonia e non il caos dà vantaggio anche alla scoperta più approfondita della nostra stessa magia. Quindi, per tutti coloro che vogliono veramente intraprendere questo percorso molto personale, io consiglio di perseguire innanzitutto quello che è una via spirituale, che io, come sapete ormai, unisco inscindibilmente con la magia. Quindi, andando a lavorare per l'ordine, è bene essere premuniti, perché ovunque possiamo imbatterci e incontrare determinate energie. A volte non è sempre prudente arrischiarsi a metterci mano, soprattutto se non sappiamo come farlo. Ma questo incantesimo va benissimo per creare, poi dipende anche dalla portata del portale, dell'emissione del portale. Se si facesse questo incantesimo ogni giorno, si potrebbe veramente chiudere definitivamente il portale caotico di un certo luogo. Ok? Quindi dipende anche da quanto tempo un portale continua a essere aperto, continua a essere incustodito, e magari viene anche usato proprio per diffondere il caos con certi rituali che, diciamo, non sono propriamente per l'ordine. Quello che noi possiamo fare è agire in determinati luoghi che, questo è un consiglio mio, che comunque vi appartengono. Vi faccio un esempio: se voi percepite in casa vostra che ci sono dei punti energetici che vanno o potrebbero essere portale di caos, portale di entità, quindi naturalmente che non essendo state invitate da voi, non dovrebbero essere lì e potrebbero quindi causarvi degli scompensi, quindi, come ho detto, energetici in casa vostra e a voi e alla vostra famiglia, questo rituale va benissimo. Quindi ve lo consiglio soprattutto per quanto riguarda i luoghi che comunque concernono la vostra energia, dove vi trovate, i vostri ambienti. Ok? Allora voi lì avrete pieno diritto di mettere mano. Più che diritto, poi, qua si tratta di una questione di sicurezza, ok? Perché già casa vostra comunque è impregnata delle vostre energie, di conseguenza si può parlare di padronanza, ok? Voi siete il capo della emissione energetica che ha il vostro ambiente. Dunque, passiamo subito a questo incanto e come procedere. L'incanto è questo: Ego claudere ostium, cum potestate mea, transitus dissolvo. Dovremmo ripeterlo un bel po' di volte in realtà, finché non sentiamo l'aria pulirsi. Quindi sì, non potete andare a fiducia, dovete basarvi sulle vostre sensazioni. Se non siete percettivi, attivi nella vostra percezione energetica, evitate di fare incantesimi. Perché l'Accademia, così come io l'ho costruita per voi, l'ho costruita, l'ho ideata, appoggiandosi proprio su quella che è la vostra indipendenza. E per essere indipendenti, voi non dovete andare a fiducia. Quante volte devo ripetere questo incantesimo affinché funzioni? In realtà,
a meno che non sia proprio magia cerimoniale. E qua non la trovate in questo canale. Voi dovete imparare da voi. Così poi andate spediti, i vostri incantesimi li potete anche creare da soli, ok? Quindi vi assicurate di percepire bene i tipi di energie, dovete andare molto a sentire. Se avete delle domande su come percepire meglio un'energia da un'altra, perché di questo ne avevo parlato appunto vecchi video, ma non so se li trovate ancora sul canale, è una cosa importante. Se avete domande in merito, fatemeli, scrivetemele pure anche qui sotto in questo video come commento, perché dobbiamo chiarire bene tutto quanto, perché se no come fate a discernere? In questa maniera è importante che voi capiate che comunque essere strega, stregone, ha una grande responsabilità, ma soprattutto sulla vostra vita. È veramente un prendere le redini in mano della vostra vita. Di conseguenza era doverosa questa cosa, proprio perché in realtà non c'è un numero. Perché, vi spiego, anche il modo in cui recitate una formula, può essere che la terza volta che ripetete la formula siete concentrati, la quarta volta magari non avete meditato e la vostra mente vi porta a pensare a qualcos'altro. Di conseguenza non sarà bene la quantità a definire della ripetizione della vostra formula, a definire il successo in questo caso, ma la qualità. Ok, quindi voi continuate finché, come succede, abbiamo visto nel lancio di un incantesimo, voi vi sentite pienamente soddisfatti, ok? Che l'incanto è andato in porto. In questo caso dovete sentire proprio che l'aria di quel posto cambia, si alleggerisce, e fidatevi, se percepite l'energia lo sentite. Un'altra cosa, l'incanto non è finito qui, la formula, perché poi dopo ogni ripetizione di Ego Claudere Ostium, Cum Potestate Mea Transitus Dissolvo, voi dovete fare così: Sana Aere, Sana Potentia, Sana Locus. Ok, che significano sempre la stessa cosa. Io vado a dissolvere quello che è stato il portale energetico aperto, io chiudo questo varco, è la prima cosa che viene detta nella formula. Questo non è la croce, per favore, di Cristo, ok? È un simbolo molto più antico, è universale la croce, perché va a definire una convergenza di punti. L'abbiamo visto anche anni fa, sempre qui sul canale li trovate, negli incantesimi, i sigilli, ok? È veramente universale la croce, in questo senso, oltre che convergenza, come abbiamo visto per i sigilli, si usa tantissimo per creare, si può dire è un simbolo che è un sigillo, perché non è un sigillo nel senso del termine che è un sigillo, ma va proprio a sigillare quello che hai detto, ok? In quel senso sigillo. Per farvi intendere meglio, si tratta di mettere un punto fermo sulla cosa, un blocco. Si può intendere in tal modo, perché di solito appunto viene visto in questi tipi di formule come blocco. Quindi sì, è un blocco, una convergenza, non si usa di solito in formule dove si va a richiedere magari un'estensione, perché quello va appunto a convergere, a chiudere, a bloccare, come un sigillo. E quello che voi andate a fare è anche dire dov'è che l'energia si va a muovere. Sana, pulire, in quel senso guarire, guarire l'energia, quindi deprogrammarla da quello che è stato fatto. Quindi dal, quello che abbiamo detto prima, dal portale. Pulire l'aria, sana aere, sana potenza, puliamo e togliamo, andiamo a tagliare il potere che ha, come abbiamo visto nella fiamma di una candela, va poi a evocare quello che è il portale. Perché ogni portale viene agganciato da diversi elementi. Noi togliamo questa potenza e dunque sana locus. Noi andiamo a pulire l'ambiente, il luogo. È importante che voi, ve lo ripeto, non vi concentriate sulle parole in sé, ma sul loro significato. Questo è importantissimo in magia, perché noi con il verbo andiamo a influire molto
nella materia, perché è la trasposizione sonora di quello che è il tuo intento, quindi deve esserci il tuo intento, la tua volontà deve essere forte, altrimenti non uscirà, non andrà a riempire le tue parole e quindi non si potrà realizzare alcuna grande manipolazione energetica come lo è questo incantesimo. Spero che vi possa essere utile, se siete Ghost Hunter, spero che lo utilizzerete qualora incontrate nei vostri percorsi, nei vostri viaggi, dei luoghi infestati. Streghe e stregoni, non andatevele a cercare, mi raccomando. Per andare a incidere energeticamente in un luogo che è già abituato ad avere un certo tipo di influenza, serve tanta energia e soprattutto tanta forza interiore. Quindi sappiate bene discernere cosa fare e cosa no, altrimenti è meglio non fare e aspettare che la vostra sicurezza nella magia cresca.